Ciao ragazzi, oggi parliamo di occlusione dentale e cantanti. Cosa c'entrano i denti con i cantanti? Molto. Perché? Perché innanzitutto ci sono due problematiche grandi. Intanto quelle dentistiche vere e proprie, cioè problematiche legate al singolo dente o alla mancanza di alcuni denti o ai problemi alla malattia presente o meno su denti e tessuti sottostanti. Secondariamente ci sono poi le problematiche legate all'occlusione, ok? Le problematiche legate all'occlusione si intendono tutte quelle problematiche che includono la mandibola, il rapporto tra le arcate sotto e sopra, inferiori e superiori, e le eventuali deviazioni a destra e a sinistra. Poi, in caso in cui anche fossero corrette le posizioni delle due arcate dentali, tra le problematiche occlusali troviamo le parafunzioni, che sono in particolare il bruxismo e il serramento. Sono le due cose che molto più frequentemente vengono riferite da molti pazienti a noi che arrivano in studio per problematiche annesse, e per il cantante perché è importante vedere e valutare se c'è una componente di malocclusione o di presenza di parafunzioni, ovvero di bruxismo o serramento. Perché possono interferire nell'apertura della mandibola. In diverse modalità di utilizzo della mandibola si richiede la capacità dell'apertura a livello mandibolare entro certi limiti e secondo le tecniche specifiche. Se questa possibilità non avviene per motivi di limitazioni muscolari o limitazioni articolari dell'articolazione temporomandibolare, che è quella su cui la mandibola ruota, allora possono essere indotti tutta una serie di meccanismi compensativi a livello dell'apertura dei muscoli che aprono la mandibola, talvolta anche a livello della laringe, dei muscoli che governano la salita e la discesa della laringe. Che cosa succede molto spesso quando c'è questa presenza di parafunzioni? Nel digrignamento abbiamo dei danni visibili a livello dei denti. Nel bruxismo, nel serramento, quando c'è il serramento, quando è presente il serramento, invece può anche non esserci un danno così evidente, ma abbiamo dei sintomi che noi siamo abituati a ricercare in collaborazione con i dentisti che si occupano poi di valutare anche eventuali problematiche dentistiche, veramente odontoiatriche, sui singoli denti e ricreando un corretto rapporto tra le arcate. Talvolta si usano dei bite, ovvero delle mascherine di plastica da mantenere sulle arcate per proteggerle, talvolta si usano delle altre mascherine che sono più in metallo o di componenti più morbide, a seconda della strategia che il vostro dentista decide di utilizzare. Cosa bisogna tenere sotto controllo dal punto di vista prettamente canoro. In primis, se non ho una facilità a lasciare cadere la mandibola, a lasciare aprire la mandibola durante l'attività canora, oppure i clac mandibolari, quando sono presenti, devono essere riferiti intanto al maestro oppure al dottore se in programma una valutazione medica, e poi tutte le tensioni anomale che si possono verificare nei muscoli masticatori. I muscoli sono i masseteri e i temporali in questa situazione. E per quanto riguarda il trattamento manuale, di solito si fa una valutazione di tutto quello che è a cascata, il problema portato da queste parafunzioni, e soprattutto si cerca di collaborare insieme al dentista, quindi l'odontoiatra, nel percorso terapeutico per cercare di portare maggior mobilità alla mandibola fisiologica e una maggiore detensione muscolare per permettere al cantante di ripristinare lo schema motorio durante la propria attività artistica. Dunque, se avete problematiche mandibolari, in primis andate dal vostro dentista e riferitelo, perché queste cose possono assolutamente dare fastidio nella vostra pratica vocale e quindi si può ottimizzare il trattamento attraverso pratiche mediche, dentistiche e terapia manuale attraverso il nostro lavoro in equipe. Buon lavoro a tutti!